In questa edizione dell'ED News, imprenditore si ribella al pizzo, i carabinieri arrestano due estortori. Decreto Salva Italia, sarà utile per la Sicilia il parere dell'onorevole Burtone. Forza Italia presenta una mozione per l'annullamento del piano giovani. Il caso dello sgombro di 12 famiglie a Palagonia, che avverrà lunedì prossimo, accentua ancora di più il problema dell'emergenza abitativa nella nostra provincia. A Gravina il 3 settembre la Notte dei Desideri, artisti per un respiro promosso alla Fondazione Nazionale Fibrosicistica a favore della ricerca. Bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco, domani una festa regionale al Palacatania che vedrà la presenza di circa 6.000 persone. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su qds.it. Campagna Etica 2014. Abbonati al Quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di Risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Esasperato dalle continue vessazioni da parte dei due estortori, un imprenditore di Belpasso ha deciso di denunciare ai carabinieri quanto stava accadendo ed è per questo che ieri mattina i carabinieri della compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza Angelo Monaco, classe 55, e il genero Mirmina Spatalucente Paolo, classe 80, entrambi di noto nel siracusano, per estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti appunto di questo imprenditore edile. L'operazione è scaturita da una denuncia sporta alla vittima, la quale 6 anni fa si era avvalsa nell'ambito di un appalto pubblico nella società di edilizia diretta al Monaco per alcuni lavori in subappalto. L'arresto di quest'ultimo, all'epoca già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, avvenuto nel luglio del 2008, costrinse la vittima a interrompere il rapporto di collaborazione con la ditta subappaltante. Da quel momento il Mirmina, l'altro socio, inizia a richiedere del denaro all'imprenditore, nonostante questi avesse già saldato quanto dovuto per le opere compiute fino a quel momento. La situazione si è aggravata al momento della scarcerazione del Monaco, avvenuta a metà dello scorso mese di luglio, quando i malviventi, sfruttando la caratura criminale del mafioso, hanno alzato il tiro richiedendo esplicitamente più denaro e minacciando ritorsioni in caso di diniego. Esasperato da anni di continue vessazioni, la vittima ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri, che attraverso i dovuti riscontri investigativi hanno fatto scattare la trappola, arrestando gli estortori mentre intascavano dalle mani della vittima 5 assegni a 10.000 euro cada uno non intestati. I due arrestati sono stati associati nel carcere di Catania di Bicocca. Un banale dissidio tra due condomini è degenerato in una vera e propria lite che ha visto i contendenti alzare i toni finché uno dei due si arma di coltello e sferra due fendenti all'indirizzo del malcapitato, un 43enne colpendolo all'addome e alla spalla destra. È successo ieri in un condominio di via Renzo Felice 10. Ed è per questo che sono intervenuti i carabinieri e il nucleo operativo della compagnia di Gravina di Catania, che hanno arrestato in flagranza il 56enne Gaetano Carmelo Mario Scalia per tentato omicidio. I carabinieri, avvisati dai vicini di casa, sono intervenuti sul luogo chiamando i soccorsi per il ferito e si sono posti all'inseguimento del feritore, bloccandolo ed arrestandolo a Catania in piazza Mancini Battaglia, a bordo della propria autovettura, una Toyota Yaris. La vittima, trasportata all'ospedale Cannizzaro di Catania, pur avendo subito ferite di una certa gravità, non versa in condizioni di pericolo. L'arrestato è stato associato al carcere di Catania di piazza Lanza. Onorevole, ieri è stato presentato dal Presidente del Consiglio il decreto Salva Italia, un decreto che dovrebbe far ripartire il nostro paese fermo, lo dicono tutti i dati. Nel decreto Salva Italia si parla, tra virgolette, di un decreto Salva Sicilia. Ci sono delle priorità che riguardano la nostra regione da un punto di vista soprattutto infrastrutturale, la Palermo-Messina, la Catania-Palermo per citare alcuni esempi, e poi anche la rete idrica. Una pioggia di miliardi che potrebbe arrivare in Sicilia. Arriverà? Si sapranno usare questi soldi? È sicuramente un decreto molto importante. Il Paese può ripartire, è un primo passo, si dovranno aggiungere altri provvedimenti. In Sicilia ci sarà la possibilità di mettere in moto risorse
per realizzare infrastrutture che possono essere utili non soltanto per dare nuove opportunità di lavoro, ma anche per creare quella rete che può favorire lo sviluppo economico della nostra comunità. C'è da fare anche la propria parte per ognuno di noi, gli enti locali, la regione debbono vigilare e procedere anche nelle autorizzazioni che debbono vedere impegnati questi livelli istituzionali. Il nostro ruolo parlamentare può essere anche questo, un contributo per far sì che il decreto passi dalle parole ai fatti. Non c'è dubbio, è un primo passo, lo ripeto, si debbono realizzare però i passi successivi. Ognuno di noi deve fare fino in fondo la propria parte e il proprio dovere. Dovere che dovrebbe essere fatto anche dal Presidente della Regione, ma in questo momento è sotto l'occhio del ciclone per tante cose che in Sicilia si dovevano fare e che non sono state fatte. La Sicilia ha bisogno di governo, ha bisogno di un Presidente che deve riprendere il proprio cammino, deve lavorare per il bene dei siciliani, deve essere affiancato non soltanto dai propri collaboratori, dai propri assessori, ma anche da partiti di maggioranza che debbono sentire questo senso profondo del dovere di dare attuazione ai programmi, di fare fino in fondo la propria parte, perché non serve un governo che deve dividere potere, serve un governo che abbia la capacità di incidere giorno dopo giorno nella realtà siciliana. C'è questa opportunità di un governo nazionale che sta dimostrando interesse, attenzione nei confronti della Sicilia. Abbiamo visto Renzi presente il 14 di agosto, lo voglio ricordare, a Gela e a Termini Imerese. Questo decreto in parte mette in moto risorse per la Sicilia, ora dobbiamo fare la nostra parte, il Presidente deve riassumere le proprie responsabilità fino in fondo, deve essere però sostenuto e aiutato dal governo, ma soprattutto dai partiti. Io penso al Partito Democratico, che deve sentire fino in fondo la responsabilità di aiutare questo processo, che deve essere propositivo, deve guardare agli interessi dei siciliani, non deve fermarsi alla sterile polemica o alla richiesta di nuovo potere. In merito agli affidamenti diretti alle società Italia Lavoro, Sviluppo Sicilia SpA e Formez, decisi con delibera della Giunta regionale siciliana il 6 agosto del 2014, Forza Italia si appresta a presentare una mozione in commissione lavoro all'ARS, con la quale chiede l'annullamento immediato degli affidamenti, frutto di un atteggiamento scorretto e arrogante dell'esecutivo Crocetta. In collegamento telefonico il capogruppo di Forza Italia all'ARS, Marco Falcone. Una mozione di censura che verrà fatta, purtroppo è chiaramente di sfiducia, ma non esiste l'istituto della sfiducia, esiste l'istituto, diciamo così, in analogia al Senato e alla Camera, della censura che viene fatta non soltanto per la debacle, il disastro del piano giovani, ma viene fatta sostanzialmente per l'intera macelleria sociale, per l'intera disastrosa gestione del sistema formazione professionale. La Siobhan e Crocetta ci avevano sempre detto che avrebbero riformato il sistema della formazione professionale moralizzandolo ed efficientandolo. Oggi, a distanza di quasi 2 anni, ci troviamo dinanzi a un sistema che ha messo per strada circa 8.000 persone, ma almeno 6.000 sono veramente in una situazione di quasi baratro, e non ha assolutamente riformato o migliorato il sistema. Cioè, da un lato gli operatori della formazione sono in una condizione di gravità evidente, non prendono gli stipendi da venti mesi, molti sono come coloro che sono sospesi, sono stati licenziati, non hanno alcun paracadute, non hanno alcun ammortizzatore sociale. Dall'altro lato, i giovani che vorrebbero accostarsi alla formazione professionale per poi avere uno sbocco dopo la specializzazione nel mondo del lavoro sono privi di alcun tipo di tutela formativa.
Lunedì 1 settembre a Palagonia 12 famiglie saranno sgomberate dalle loro case di Contrada Petraro Grassurelle. Lo denuncia il SICET, sindacato inquilini aderente alla CISL di Catania, che lunedì sarà presente insieme all'ufficio legale che ha seguito la vicenda per evitare che la situazione possa degenerare. Noi non è che tuteliamo a spada tratta l'abusivismo, non lo abbiamo mai fatto, ma stiamo tutelando questi 12 nuclei familiari perché è una questione anomala nei confronti di Palagonia. Sono state delle situazioni che noi abbiamo cercato di chiarire con il Tribunale di Caltagirone, che precedentemente avevamo richiesto di verificare, ma fino ad oggi ha dato esiti negativi. Con questa ulteriore richiesta che abbiamo fatto, chiediamo da parte del sindacato, ma da parte della gente che noi rappresentiamo, un minimo di buona volontà da parte dell'attuale sindaco Marletta, da dove si evince con questo articolo 669 di verificare il tribunale, verificare e poi vedere se il tribunale riconferma o meno il fatto di buttare fuori. Infatti l'amministrazione pare che non ha atteso proprio il tribunale per questa udienza. Ma io un paio di giorni fa ho cercato di chiarire nella stanza del sindaco Marletta questa situazione. Ha detto ci vuole un minimo di buona volontà, perché ripeto, non trattasi di abusivi fra virgolette, ma di situazioni un po' diverse. Abbiamo detto, lei si è aspettate tante, lei è a posto, le persone che dicono di avere diritto, nessuno, perché io non sono entrato mai nel merito se hanno diritto o meno quelli della seconda graduatoria, però verifichiamo questo ulteriore articolo e vediamo il tribunale. Se il tribunale dichiederà picche ulteriormente, vedremo un po' di mettere in condizione insieme all'amministrazione come far valere, ma fra virgolette sistemare queste persone, perché ripeto, sono 12 nuclei familiari con bambini, con gente oltre 65 anni, per cui è una cosa brutta per tutti. Dobbiamo cercare di trovare una situazione tale che non si faccia la guerra fra i poveri e che non succeda niente lunedì. Un problema ovviamente forse si espande a macchia d'olio anche in tutta la provincia, Catania compresa. Certo, anche Catania, come lei ha visto qualche giorno fa, c'è una situazione che non è più tollerabile. Il 3 settembre Gravina ospiterà lo spettacolo La Notte dei Desideri, Artisti per un Respiro, uno spettacolo che ha uno scopo molto importante, sensibilizzare l'opinione pubblica sulla fibrosi cistica, raccogliere fondi per la ricerca e parlare di questa patologia. Se ne parla tanto, ma in realtà è una patologia poco conosciuta, a volte la si conosce proprio perché si hanno delle realtà familiari. Sì, esatto. Io in quanto, oltre ad essere una responsabile, mi occupo di questa patologia proprio perché ho la bimba affetta da fibrosi cistica. La fibrosi cistica è una malattia genetica molto diffusa, causata da un gene alterato, il CFTR, che determina una produzione di muco molto denso. Questo muco non fa altro che andare a ostruire le prime vie respiratorie, quali bronchi e polmoni, causando così gravi infezioni polmonari che mettono a rischio la propria vita di ogni paziente. Oltre ai polmoni vengono intaccati altri organi come il pancreas, il rene, il fegato e anche gli organi riproduttivi. Oggi purtroppo un paziente di fibrosi cistica, per guadagnarsi la propria vita, è costretto a sostenere incessanti terapie al fine di poter rallentare la malattia, e qualora queste terapie non vadano a buon fine, il trapianto diventa l'unica terapia utile per poter continuare una vita normale. Ogni anno si registrano circa 200 casi. Per quanto riguarda la fibrosi cistica, la ricerca diventa fondamentale, da qui anche lo spettacolo, l'incasso verrà devoluto alla ricerca. Non bisogna mai fermarsi, non bisogna mai smettere di crederci che una soluzione si può trovare. Certo, la malattia, la fibrosi cistica è definita la malattia invisibile, proprio per questo siamo qui io come qualità di genitore a rappresentare tutti i pazienti, affinché il grido di tutti i bambini e gli adulti affetti da questa patologia possa arrivare ai cuori di tutti e far sì che la ricerca possa trovare la cura definitiva.
Tanti gli artisti che nell'anfiteatro comunale Turifero di Gravina si alterneranno. Citarli tutti è impossibile perché sono davvero tanti, ma tutti hanno detto sì nel momento in cui si è deciso di creare questo spettacolo. Ricordiamo spettacolo allo scopo benefico, però ridendo, scherzando, ascoltando musica, guardando un balletto si può anche riflettere con un costo minimo, solo 6 euro per partecipare alla visione di questo spettacolo. Sì, esattamente. È un po' l'idea che è nata con l'incontro appunto con Michela Puglisi, che poi è appunto la responsabile, è la mamma anche di una bambina affetta da questa terribile malattia, alla quale noi crediamo che si possa trovare un rimedio. Ho cercato di coinvolgere da diversi artisti, da diversi programmi televisivi nazionali, alcuni grandi artisti, alcuni grandi ospiti che presenzieranno. Giusto per ricordarne qualcuno, Nick Casciaro dalla recente trasmissione edizione 2014 di Amici di Maria De Filippi, ancora Verdiana, sempre da Amici, e poi Bianca, che incanterà tutto il pubblico presente giorno 3. Lei arriva direttamente da Sanremo, e poi ci saranno tantissimi comici e ancora dei momenti unici e spettacolari dedicati anche alla danza, perché ci sarà una splendida esibizione proprio di una bambina che si chiama Giada, che poi è la figlia della nostra Michela. Ricordiamo la cosa più importante, l'acquisto dei biglietti. Dove si possono acquistare? Si possono acquistare anche quella sera, immagino. Allora, saranno presenti due box office, posti uno diciamo lato parcheggio, e saranno disposti due parcheggi, uno subito adiacente proprio il parco comunale dell'anfiteatro di Gravina di Catania, e l'altro un po' dislocato diciamo sulla via principale, che è via Gramsci, ma che comunque permetterà a tutti i visitatori di raggiungere facilmente il luogo dello spettacolo. Ci saranno due box office. È possibile già andare a comprare i biglietti presso dei punti vendita che abbiamo indicato nell'evento Facebook, e se volete andarlo a ricercare anche voi basta cliccare www.facebook.com e cercare La Notte dei Desideri, Artisti per un Respiro. La serata vedrà la collaborazione del marchio Tinarema, che chiuderà l'evento con un defilé di alta moda ed ancora Fashion Tour diretto da Gianfranco Lucisano e dall'associazione No Profit Donne in Azione, senza dimenticare l'importante contributo del comune di Gravina. Tutto pronto per questo grande evento di domani, evento regionale in Sicilia, al Pala Catania, in occasione del bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco. Ecco, attesi più di 6.000 persone tra giovani e adulti. Questo sarà un momento bello per iniziare il bicentenario, ma il bicentenario non sarà soltanto una celebrazione festiva. Vogliamo che il bicentenario sia soprattutto un'opportunità tra noi salesiani, famiglia salesiana, per fare lo stesso che oggi farebbe Don Bosco. Lei è il decimo successore di San Giovanni Bosco, ecco, qual è il messaggio che adesso lei vuole dare alle nuove generazioni? Sì, il primo messaggio è questo: noi siamo sicuri se oggi facciamo possibile che lo stesso carisma che Don Bosco ha vissuto, noi possiamo viverlo oggi. Questa è la realtà, no? E il messaggio per i giovani salesiani, per esempio, per le nostre comunità, è questo. Carissimi, noi anche oggi vogliamo andare veramente dove i giovani più bisognosi hanno bisogno di noi, perché d'altra maniera è possibile che 200 anni possa fare andare tranquilli. Non possiamo trovarci tranquilli quando il Papa Francesco ci chiama tutta la Chiesa alla periferia, quando noi siamo nati alla periferia. Valdocco era periferia, Don Bosco è andato alla periferia. Per questo il messaggio in tutto il mondo salesiano, sono sicuro che in questo bicentenario tante iniziative saranno in questa direzione, andare a trovare i giovani più bisognosi, sono sicuro.
Penso che questo sia un bellissimo avvenimento, perché che qui in Sicilia si possa radunare all'inizio di questo anno bicentenario tanti giovani e adulti della famiglia salesiana è un segno che Don Bosco è veramente vivo qui in Sicilia e che il suo messaggio tanti lo accolgono e che i giovani di oggi sono anche i Don Bosco di oggi. Don Bosco ha sperato contro ogni speranza, lui ha vissuto in momenti di grande difficoltà sociale, politico, religioso e ha incontrato giovani che erano loro anche in grande difficoltà sociale, però ha creduto nelle loro forze, nelle loro potenzialità e con loro ha cercato di creare nuove situazioni di vita. Allora, io voglio incoraggiare a radicarsi nella speranza, non lasciare che il futuro sia oscuro. Qualche volta vengono tanti dubbi, quale sarà il futuro, che cosa potremo vivere sia a livello di lavoro o a livello sociale. Dio è presente oggi nella storia, conta con i giovani e gli adulti che insieme con loro possono costruire il futuro fondato sull'amore.